Ringrazio dell'invito, che è un secondo invito, il primo risale a molti molti anni fa, mi fa sempre molto piacere essere presente in questa bellissima sala, in questa eh, così prestigiosa eh, istituzione culturale di cui Modena può veramente eh, andare fiera, credo di cui vada fiera, giustamente. Allora, eh, il professor Altini ha in qualche modo disegnato il campo ampio, amplissimo dell'argomento democrazia. Io tenderei a restringerlo <coughs> ehm, focalizzandomi sui regimi democratici, le democrazie reali, diciamo così, ehm, che sono ormai la stragrande maggioranza, direi, la regola, nel, almeno Euro in Europa. In Europa non esistono... Paesi che, si, che non si dicano democratici e che in qualche misura, in buona misura perlomeno dal punto di vista costituzionale, poi la pratica è sempre un po' diversa dalla, 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 dalla scrittura delle Costituzioni, però lo sono. E, credo che appunto per condurre un, es, un esame del... Modo d'essere oggi eh, contraddittorio, difficile, sempre più problematico di questi regimi democratici, dei nostri regimi democratici, delle nostre democrazie, sia però preliminaremente necessario fissare diciamo così, dei, dei, dei punti centrali di definizione di che cosa stiamo parlando. Tre significati del termine, non del termine democrazia, che può essere appunto inteso in moltissimi modi, ma del. Significati dei regimi democratici, di che cosa noi oggi diciamo, meglio di che cosa noi pensiamo oggi che debbano diciamo così, questi regimi rappresentare, che cosa rappresenta per noi oggi un regime democratico. Innanzitutto credo che si rappresenti il regime della sovranità popolare. Eh, come dice del resto appunto il termine stesso democrazia, insomma, la, il potere del popolo, della sovranità popolare che si esprime in che modo? Attraverso ormai diciamo così dappertutto il suffragio universale è proprio stato tipico del, dello scontro storico della democrazia con il liberalismo. L'affermazione del suffragio universale contro invece, come si sa, il suffragio più o meno ristretto, tipico dei regimi liberali. Um, un suffragio universale che serve a eleggere un Parlamento. Quindi la democrazia rappresentativa, parliamo di questo perché la democrazia diretta, pur rimanendo un sogno così eh, di tutti i padri fondatori di alcuni padri fondatori, in particolare di uno, di Rousseau, della democrazia, però diciamo così, non ha mai trovato, se non in qualche cantone svizzero, una, una reale diciamo così, eh, pratica attuazione. Quindi parliamo di una democrazia col suffragio universale per eleggere una rappresentanza parlamentare, la quale a sua volta in genere, ma non sempre, designa un governo che può essere anche peraltro eletto invece direttamente dal suffragio universale, dal popolo, attraverso, questo è un punto cruciale della democrazia, un punto che in qualche modo la democrazia ha preso dal liberalismo, attraverso elezioni libere. Libere significa in cui è assicurata una competitività eh, tra tutti eh, i partecipanti alle elezioni e la possibilità per tutti i competitori e precedentemente per la vita politica che esprime i competitori alla, alla carica, alle cariche politiche, eh, delle libertà fondamentali, libertà politica, libertà di riunione, libertà di stampa, di associazione, eccetera, i diritti politici. La democrazia significa appunto anche questo, i diritti politici. Questo è il primo insieme di significati. Poi vedremo appunto come ognuno di questi si presenta oggi carico di problematicità. Il secondo ambito di significati che noi attribuiamo generalmente alla parola democrazia, al termine regime democratico, riguarda quello che si chiama lo Stato di diritto. La democrazia è sinonimo per noi di Stato di diritto. Cos'è lo Stato di diritto? È l'idea, la regola che l'azione pubblica si può svolgere solo attraverso delle leggi e se prevista dalle leggi. Eh? L'azione di qualunque potere pubblico, a cominciare naturalmente l'azione del governo, deve essere ammissibile soltanto e legittima soltanto se si esercita in forme legali, eh? cioè innanzitutto attraverso le leggi, attraverso delle procedure, le procedure in genere dell'amministrazione che siano procedure previste dalla legge, nelle forme dovute, previste anch'esse dalla, dalla legge. E questo insieme, diciamo così, faccio una prima osservazione che prescinde un po' dall'esame dall concreto delle forme della democrazia per entrare già diciamo così, in una... Terreno un po' diverso. L'insieme dei diritti politici e dello Stato di diritto ha prodotto una ideologicamente nelle democrazie, in come noi sentiamo, viviamo le democrazie, una, una sorta di sovranità della libertà. La libertà in qualche modo è una categoria che riassume questi. Due ambiti rappresentati appunto dallo Stato di diritto e dai diritti politici. È una sovranità quasi metafisica, diciamo, della libertà, che eh, fa tutt'uno col modo nostro di intendere la politica. La politica. La intendiamo proprio per questo, come un mezzo di emancipazione, proprio perché tra politica e libertà noi tendiamo a istituire un rapporto, eh, un rapporto molto stretto. Si potrebbe dire che mentre diciamo così, nel totalitarismo si realizza la dittatura delle ideologie, nella democrazia si realizza la dittatura della politica. La democrazia tende a portare la politica come il termine primo e ultimo in un certo senso eh, di un insieme vastissimo di questioni e di problemi infine c'è un terzo ambito di significati eh, che noi attribuiamo immediatamente al termine democrazia e cioè questo significa un ambito di significati che non riguarda il regime politico, il modo di funzionare delle istituzioni, ma riguarda invece l'ideale di società che la democrazia presuppone e addita in qualche modo. La democrazia è anche questo, è un ideale di società, è un ideale di società fondata sull'eguaglianza. Eh, L'eguaglianza, questa aspirazione all'eguaglianza, che naturalmente non può mai essere realizzata che ha trovato mille forme progettuali, si è espressa in mille forme progettuali diverse, però questa aspirazione all'uguaglianza è consustanziale all'idea di democrazia, credo. almeno storicamente lo è stato, bisogna vedere se continuerà ad esserlo. Che significa appunto uguaglianza? Significa uguaglianza di partecipazione, significa una società inclusiva che dia a tutti le stesse chance. Può significare molte cose eh? l'eguaglianza. E in effetti la democrazia ha, diciamo così, realizzato storicamente delle grandi forme di eguaglianza tra i cittadini. Eh? Eh, basta, basti pensare a appunto. Alla eh, attuazione in tutti i paesi democratici del welfare state, che è il più grande tentativo moderno di realizzare non l'uguaglianza, ma diciamo una certa parificazione di condizioni di base. Ecco, diciamo, diciamo così. Mm. È proprio su questo terreno, del resto, che la democrazia si distingue dal liberalismo. Il liberalismo non si pone, il, non pone come suo obiettivo ideale. Eh, L'uguaglianza. Eh, presuppone che gli uomini siano uguali per natura e abbiano uguali diritti, eh, ma non, non, non pone come ideale sociale quello eh, dell'uguaglianza. Bene, ci ho detto perché parlare di contraddizioni, in che senso contraddizione di democrazia? Perché eh, la realtà storica, soprattutto di questi ultimi decenni, di questi ultimi decenni anzi, in misura maggiore o minore contraddice alcuni dei capisaldi che ho appena, ho appena indicati. Mm? Eh, questi capisaldi sono messi in forza dalla realtà delle cose. Eh? Eh, innanzitutto, diciamo così, il primo capisaldo diciamo così, che viene messo in crisi è eh, è quello della sovranità, della sovranità popolare, che è il cuore della democrazia, appunto, come la parola stessa ci dice. È in crisi questo binomio, democrazia-sovranità popolare, perché? Io credo che questo, questa crisi del binomio si lega in modo fortissimo, quasi determinante, alla crisi dello Stato nazionale. Mm. Eh, c'è una intrinsechezza profonda fra lo Stato nazionale e la democrazia un'intrinsechezza a cui spesso non, non facciamo caso eh. la democrazia può vivere soltanto in uno spazio eh, delimitato quello appunto dello Stato nazionale di una comunità che abita uno Stato nazionale per molte ragioni non è concepibile una democrazia universale, eh? Eh, una democrazia che prescinda dalla statualità, dai confini, eh, dalla comunità che abita entro questi confini, dotata in genere di una lingua, eh, la democrazia non può vivere senza la comunicazione. Qualsiasi meccanismo elettorale sarebbe impossibile se non ci fosse la possibilità di comunicare tra, eh, diciamo così, i propri programmi, le proprie idee tra tutti i competitori. Eh. La possibilità di comunicare è decisiva per, eh, per la democrazia: la condivisione della lingua, ma anche la condivisione della, di qualcosa di molto che si lega, peraltro, in maniera sostanziale alla comunità linguistica, e cioè una comunità di valori. Una identità sociale comune, eh, senza la quale la democrazia non può funzionare. Eh, faccio un esempio, un esempio eh, che rende immediatamente chiaro quello che voglio dire. Eh, Ammettiamo che eh, esistono dei paesi, non l'Italia, in cui la sera delle elezioni si sappia chi governerà per i prossimi cinque anni. L'Italia non, non godrà mai di questo, credo, di questo <ride> privilegio, di questa eventualità, ma ci sono paesi diciamo, invece in cui questo può accadere. Allora, mettiamo che il mio partito non abbia vinto, ha vinto il partito avverso, non ha vinto il partito per cui ho votato. Io però e tutti quelli che hanno votato come me per il partito che ha perso, eh, accettiamo di buon grado diciamo così, che abbiano vinto, abbia vinto gli altri, perché? perché sappiamo che è vero, attueranno provvedimenti sbagliati, faranno scelte che noi non condividiamo, che ci sembrano sbagliate, sbagliatissime, però sappiamo che questa divergenza non si potrà mai spingere oltre. Un certo limite, in qualche modo dovranno per forza tener conto anche dei miei interessi vincitori, non potranno mai contraddire delle cose, degli interessi di fondo eh, che ci legano, per l'appunto quelli che tradizionalmente si chiamano, per esempio, gli interessi nazionali, eh. non potranno mai, appunto, eh, diciamo così, essere in collusione con lo straniero per esprimermi nella maniera più clamorosa, no? eh, perché facciamo parte della stessa comunità, perché condividiamo alcune, alcune cose. E anche quell'obbligo di solidarietà, che, senza il quale la democrazia non funziona, che dovrebbe per esempio portare tutti quanti a pagare le tasse, eh, può funzionare soltanto perché... Io so che quelle tasse servono a far funzionare delle cose che in fondo interessano anche me, che interessano tutte le persone diciamo così, che io sento far parte di una identità comune con la mia. Eh, penso che appunto che se c'è un terremoto in Friuli, quelle mie tasse serviranno a aiutare le popolazioni del Friuli a ricostruire il loro... I loro paesi, ma perché io ho un rapporto effettivo con quelle popolazioni, per questo dico appunto non può esistere, non si possono pagare le tasse mondiali, non ci può essere un welfare state mondiale per tutti. Eh. È tutto quanto sempre legato alla dimensione dello Stato nazionale. Ora, però, questa dimensione dello Stato nazionale è fortemente sfidata, diciamo così, dalla realtà. Eh. Le sue competenze, le sue attribuzioni conoscono una progressiva limitazione eh? e la limitazione della sovranità dello Stato nazionale è equivale alla limitazione della sovranità popolare questo è un formidabile argomento io credo, nelle mani dei sovranisti che a me, come forse alcuni altri di voi non piacciono però non bisogna nascondere la testa sotto la sabbia e non vedere le buone ragioni che militano anche a favore di coloro di cui non si condividono le opinioni e soprattutto poi il modo di porre le opinioni e di prospettare le, le soluzioni. Eh? Ehm, si calcola che oggi l'80% delle misure di tipo legislativo o amministrativo attuate nei paesi dell'Unione Europea provengono non dai parlamenti nazionali, da leggi approvate dai parlamenti nazionali, ma da Bruxelles, cioè dagli organismi comunitari. L'80%. Questo significa che alla definizione di quei provvedimenti non ha partecipato nessun corpo elettorale. Una partecipazione su un corpo elettorale, che sono provvedimenti emanati dai governi, perché gli organi deliberativi dell'Unione Europea sono diretta emanazione dei governi: i commissari sono nominati dal governo, il presidente della commissione è nominato dai governi, il Consiglio dell'Unione è formato dai presidenti del Consiglio, dai capi di Stato e dei governi. Quindi c'è questa situazione paradossale, per cui l'80% delle misure che hanno vigore nei paesi democratici non sono prese in maniera democratica, non sono prese dai parlamenti, non sono prese dai parlamenti. Cioè c'è un'espropriazione di fatto della sovranità nazionale e quindi della sovranità popolare. Soltanto la Corte Costituzionale tedesca ha eccepito a questo tacito sequestro di di sovranità nazionale e quindi politica del corpo elettorale, stabilendo, a differenza della Corte Costituzionale italiana, che con una sentenza famigerata degli anni Ottanta invece stabilì il contrario, la Corte Costituzionale tedesca diceva, stabilito che possono avere vigore nell'ambito dell'ordinamento della Repubblica federale tedesca soltanto quei provvedimenti che non contrastano a giudizio della stessa Corte Costituzionale, con la Costituzione della Repubblica federale, che è già, come dire, un caveat comunque, è già un, un limite posto alla invece ricezione passiva e automatica che noi facciamo appunto, della, noi voglio dire, noi italiani, eh, facciamo invece degli ordinamenti eh, di, 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 di Bruxelles. Mm. <coughs> La formazione, la sovranità popolare, eh, appunto, oltre a questa forma di espropriazione, dovuta anche, diciamo così, eh, ho citato il caso dell'Unione Europea, potrei citare a maggior ragione anche altri tipi di casi legati alla internazionalizzazione dell'economia. Eh. Eh, se Amazon o Google non pagano le tasse, eh, diciamo così, pur risiedendo a tutti gli effetti in Italia, eh, diciamo così, è avendo in Italia la fonte dei loro profitti, di una parte dei loro profitti, eh, diciamo così, è, perché, è, perché, è perché hanno una forza economico-politica, direi anche di immagine sociale, internazionale, che gli consente questo. Eh, tutto il meccanismo dell'economia sempre più globalizzato... Diciamo così, pone dei vincoli oggettivi, talvolta diciamo anche formali, alle sovranità nazionali. Noi non siamo liberi, il corpo elettorale italiano non è libero di decidere quello che vuole in moltissimi aspetti dell'economia, perché appunto ci sono diciamo così, meccanismi di ordine economico, soprattutto economico internazionale, che eh, glielo impediscono. C'è poi anche, diciamo così, un altro fattore che qualche modo si pone come un limite all'esercizio della sovranità eh, popolare intesa limpidamente perlomeno. Ed è il fatto che diciamo così, ci sono tutta una serie di meccanismi eh, che eh, manipolano di fatto in modo molto grave eh, la espressione libera della volontà popolare. Eh. Ehm, ci sono appunto l'attività di... di eh, ormai ci sono delle vere e proprie agenzie eh, che si occupano di che cosa? Di profilare socialmente il corpo elettorale attraverso la lettura di Facebook, attraverso l'uso di Facebook, questo diciamo, lo sappia chi tra di voi lo usa. Attraverso la lettura di Facebook, che Facebook è in grado di fare, delle letture, è in grado di definire gusti, abitudini, eh, preferenze culturali ed elettorali di coloro che eh, usano Facebook, di farne dei pacchetti di profili e di passarli poi a chi compete elettoralmente. La vittoria di Trump negli Stati Uniti è stata molto aiutata dà appunto l'uso massiccio di questo tipo di eh, profilazione, come si chiama con un termine orribile, di profilazione del, degli elettori. Posto che in questo modo le, il candidato ha la possibilità di rivolgersi a coloro, non indistintamente al pubblico, ma a coloro che sa che potrebbero votare per lui, perché tutto quello che il loro profilo su Facebook indica gli dice che potrebbero votare lui. In generale, poi, a parte questa diciamo così, in qualche modo orwelliana diciamo così, possibilità di manipolazione del corpo elettorale, ce ne sono poi diciamo così, altre più ovvie, più che i social producono, insomma. E in genere, diciamo così, mi pare che la più ovvia di queste modificazioni, questa influenza sulla formazione della volontà elettorale sia la brutale semplificazione del discorso politico. Eh. La, il fatto che c'è diciamo, una sorta di campagna elettorale permanente anche, eh, che attraverso come la politica viene condotta dai social come vive sui social, la politica perde qualsiasi visione generale, qualsiasi idea di progettualità, diventa semplicemente, si frantuma, si spezzetta in una serie di issues, di temi, eh, di argomenti, eh, di cui si perde poi completamente l'organicità in essi. Eh a parte poi appunto l'altro elemento che, di manipolazione ovvia e fortissima che è legata al sondaggismo sempre più eh, diffuso. Eh, tutto questo ha diciamo, messo in crisi un soggetto fondamentale della formazione della volontà politica nella democrazia storica, in quella che abbiamo conosciuto, nello sviluppo storico della democrazia reale, e cioè il partito politico. Eh. I partiti politici, come è noto, sono in crisi dappertutto, dove più dove meno, in Italia moltissimo, e questo ha molto a che fare con la crisi della, della democrazia, ma ha molto a che fare con la crisi delle società democratiche, del modello sociale che è stato storicamente dietro le democrazie, che era quel modello sociale ormai appunto finito. Che diciamo così, in qualche modo si può definire Fordista, cioè era. Il modello dei grandi aggregati sociali rappresentati appunto dalla grande fabbrica capitalistica con un gran numero di operai, i quartieri operai, in cui appunto c'era una configurazione sociale di grandi blocchi che in genere appunto avevano una loro specificità culturale precisa, specifica: c'era una cultura operaia, una cultura borghese, una cultura alto-borghese-tutto tutto questo, diciamo così automaticamente produceva grandi divisioni e grandi prospettive ideologiche, che poi si trasfondevano nei, nei, partiti, eh, che poi si trasfondevano nei, nei partiti. Tutto questo, diciamo così, questa società per blocchi, eh, questa società per blocchi, eh, è sostanzialmente finita, e noi ab oggi abbiamo invece una società frantumata, una società, diciamo così... Eh, dominata dal, dall'individualismo. Eh, ci sono stati degli effetti, eh, degli effetti interessanti. Il welfare state, per esempio, ha rafforzato l'individualismo perché ha reso meno importanti quei vincoli di solidarietà familiare per esempio perché appunto grazie ai sistemi di assistenza pubblica si può contare sull'assistenza di grandi istituzioni sanitarie, assistenziali pensionistiche pubbliche il welfare state, i sistemi di assistenza hanno fatto venire meno quel bisogno di socialità, micro socialità intima eh, che invece appunto un tempo erano l'unica risorsa nei Momenti di crisi, di difficoltà di ogni ordine che un individuo poteva, eh, poteva conoscere. Eh, oltre a questo, diciamo così, eh, su questo poi mi, mi tratterrò brevemente, eh, c'è stata una, gran, diciamo così, una grande esplosione delle identità minoritarie, diciamo così. Eh, mentre dall'altra parte un tempo c'erano queste grandi identità collettive, oggi ci sono delle identità di minoranze molto forti, legate in genere agli stili di vita sessuale, alla salute, al tipo di sport che si fanno, se si è padroni di un animale domestico, cioè c'è una diciamo così, articolazione individualistica della, della socialità e della, e della, e della società. Tutto questo ha portato appunto, dicevo, alla fine del partito politico, ma ha portato a qualcosa di molto più importante che stava dietro i partiti politici. Ha portato alla fine delle grandi opzioni ideologiche, eh? alla fine delle alternative che erano legate appunto ai grandi movimenti collettivi. Eh? Eh, ha portato alla fine delle fedi politiche eh? e ha portato anche, diciamo così, questo ha coinciso anche con la fine del cristianesimo come forza attiva, eh, agente, diciamo così, nelle nostre eh, società. La democrazia si è sviluppata storicamente, non bisogna dimenticarlo, eh, appunto a partire dalla fine del Settecento, in un ambiente diciamo così, di credenti in cui erano diffusi sentimenti religiosi. La democrazia ha dovuto farsi strada eh, dentro questo ambiente che era l'ambiente europeo modellato da secoli e secoli di cristianesimo nelle sue varie confessioni. Eh. E, da qui la democrazia diciamo così, ha assunto il suo aspetto. Essa stessa di fede politica, eh, di grande fede politica, di grande speranza, un'idea di democrazia naturalmente dai toni eh, radicali. Tutto questo non esiste più. Eh. Nelle democrazie non ci sono eh, più fedi e tendono a non esserci più neanche religioni. Eh. Ehm, oggi la democrazia. Corrisponde ad un progetto di laicità di integrale, direi, eh, a cui paradossalmente corrisponde un'accettazione della democrazia da parte di tutte le religioni. Eh. La democrazia, appunto, nel momento in cui la democrazia si identifica di fatto con un progetto di laicità totale, tutte le religioni, a cominciare dal cattolicesimo, che è stato diciamo, il più forte nemico ideologico della, della democrazia prima dei totalitarismi. Eh, a cominciare dal Cattolicesimo, tutte le religioni cristiane, hanno le confessioni cristiane, hanno accettato la eh, democrazia. E questo per dire che è finita diciamo così, una cosa importante che ha alimentato la vita delle democrazie e tutta la vita collettiva eh, dei, nostri, dei nostri paesi, eh. e cioè. La sublimazione, è finita la sublimazione della politica come alternativa alla religione. Eh? Ehm, il fatto di immaginare che ci sia una costruzione della società in nome della politica che eh, appunto si pone come alternativa possibile e credibile alla religione tradizionale. Mm. Ehm. Questa scomparsa delle prospettive generali, delle grandi fedi e delle ideologie appunto, delle grandi fedi religiose ma anche delle fedi eh, politiche, ha contribuito moltissimo alla diciamo così, sostanziale credo, fine, disintegrazione di quella cosa che si chiamava società civile o diciamo così comunque della disintegrazione del collettivo sociale non so come altro chiamarlo eh. e, e ha appunto invece prodotto una fortissima legittimazione strutturale del livello individuale eh, del livello individuale cioè nelle democrazie attuali le volontà individuali so la volontà del soggetto eh, l'uomo l'uomo privato L'uomo privato ha, molto, ha la meglio sul cittadino, eh, sul rappresentante della società civile che agisce contro il potere in nome eh, appunto di valori alternativi a quello del potere, diciamo così, a, a, al rappresentante della società civile in senso cosellecchiano. Chiedo scusa della citazione corta: eh, ehm, ogni cittadino. Ogni individuo, scusate, ogni individuo si sente il rappresentante oggi nelle nostre democrazie di una sua propria specificità, di una sua diversità che chiede che venga tutelata. Non si sente l'agente di un collettivo, cioè la famosa società civile che agisce in contrapposizione allo Stato. Noi, le nostre democrazie sono oggi delle democrazie che vedono una... Così, esplosione direi: sì. esplosione dei diritti privati dei cittadini, chiamerei diritti privati dei cittadini eh, e quindi di una politicizzazione del privato, eh, una politicizzazione del privato. Noi vogliamo che. I nostri, le nostre individualità, i nostri animali, le nostre, i nostri orari eh, di acquisto anche la domenica, eh, delle cose più sciocche, le cose più importanti, vengano riconosciuti e tutelati legalmente. Eh? E infatti questi, diciamo così, questi, i diritti eh, che coprono appunto, questi ambiti vengono eh, sempre più... Tutelati, fatti oggetto di una sollecitazione di una tutela, e di una tutela da parte, del, da parte del, dello Stato, da parte dei poteri. Cioè l'interesse generale delle nostre democrazie tende a essere concepito come il risultato di un concorso, di una somma di interessi particolari eh, proprio perché. Punto. Non ci sono più agenti collettivi, non ci sono più visioni collettive in grado di raccogliere un consenso tendenzialmente maggioritario nella, nella società. Questo significa naturalmente che non esistono più i programmi politici, infatti, oppure esistono ma sono tutti uguali, tendono a essere tutti uguali, insomma, i programmi dei, dei partiti politici. Che Significa che il rapporto tra il voto e il programma è un rapporto, insomma, così ormai molto spesso diciamo, evanescente. Eh, del resto, appunto, ci sono delle ricerche dell'Istituto Cattaneo, appunto, qui una schedina, eh, che appunto illustrano come la correlazione tra le opinioni degli elettori, che avevano notato. Per certi partiti e i programmi di quei partiti sia praticamente nulla, cioè non si vota per il partito per cui, diciamo, di cui si approva il programma, si conosce e si approva il programma, il voto viene dato in base a criteri completamente diversi. Eh. Ehm... Esistono poi delle ricerche ancora più diciamo, agghiaccianti ci dicono che soltanto una minoranza degli americani degli elettori americani è al corrente che ci sia un rapporto fra le tasse e la spesa pubblica. Quindi come si fa a esprimere un qualche giudizio, diciamo, se un voto politico se non si ha in mente l'idea che tra le tasse e la spesa pubblica ci sia un rapporto, appunto, è uno dei misteri non gloriosi, direi, della... Direi che poi, insomma, forse da citare anche diciamo così, un altro eh, effetto che ha avuto questo tramonto dei valori religiosi. Eh, eh, L'idea di nazione si è sviluppata il, dal Settecento in avanti, eh, diventando una vera e propria, penso, in certi casi. La Francia, ma non solo diventando una vera e propria mistica nazionale eh, con valori fortissimi che naturalmente incarnavano questa mistica, eh, anche come contraltare i valori religiosi eh, ai valori della Chiesa, del cristianesimo, del cattolicesimo scurantista si contrapponevano i grandi valori emancipatori della nazione. Eh, ehm, questo ha avuto un grande Effetto, diciamo così di legittimazione, di rafforzamento di una democrazia che invece oggi ci appare sotto una luce ben diversa di regimi democratici che oggi ci appare in una luce ben diversa le elezioni servivano ai legge dei parlamenti eh? servivano a legge dei parlamenti che erano i rappresentanti della sovranità popolare eh. ehm, i parlamenti come è noto tendono sempre di più a diventare diciamo così, delle accademie per discorsi che lasciano più o meno il tempo che trovano perché sempre meno diciamo così, le eh, decisioni che contano sono prese dai parlamenti e sempre più invece sono prese dai governi eh. certo i governi, si spera, finché esiste una democrazia, i governi dipendono dal eh, voto parlamentare, in ultima analisi. Però, come sapete, ci sono moltissimi modi per, in cui un governo può forzare eh, la volontà del Parlamento. Il Parlamento non è più sede di dibattito, non è più sede di discussione, non è più sede di analisi dei provvedimenti. I provvedimenti vengono votati in modo, diciamo così, pressoché automatico. E c'è... Cioè, questa preminenza crescente dei, dei governi, è come se in qualche modo ad una sorta di, per usare una parola di moda, di disintermediazione del, dal basso che è questo appunto svincolarsi dell'individuo, del soggetto elettore da tutte le sue precedenti connessioni. A questa disintermediazione dal basso corrisponda una disintermediazione dall'alto, cioè il potere del governo è tende sempre di più a diventare un potere come dire, autonomo al, al partito programma di un tempo si sostituisce appunto invece la personalità di governo con la sua immagine, il partito personale, insomma per, per dire una cosa, una parola che tutti quanti siamo mai abituati a conoscere. L'esecutivo domina gli esecutivi, i governi dominano l'agenda politica, la vita politica e c'è questo emergere fortissimo della personalità. Di chi governa? Intendiamoci, la personalità. Da che esiste la politica dal VI secolo a.C. ad Atene, la personalità ha sempre svolto un ruolo decisivo in politica. Eh, ehm, anche quando ci sono i, part c erano c i partiti, allora al loro apice, il eh, PC era il partito di Togliatti, la democrazia cristiana era il partito di De Gasperi, eh? la gente riconosceva, diciamo così, immediatamente identificava l'uno e l'altro, appunto le, la personalità esiste, esistita, esistita sempre e quindi una forma di personalizzazione, però questa personalità era molto legata, era interna ad un'istituzione. Eh? Era l'interno di un'istituzione che era quella del partito interna a un'ideologia che era quella del suo partito contava sì moltissimo ma in quanto rappresentava qualcosa no? in quanto diciamo così, autonoma espressione solo di se stesso eh. cosa che invece è quello che accade oggi che dà luogo appunto a forme a una forma che possiamo dire di plebiscitarismo eh. oggi formo una forma più o meno narvata di plebiscitarismo, eh, eh, cioè di investitura personale su un capo, eh, è quella che domina la vita politica di moltissimi paesi e quindi naturalmente. C'è questa enfasi crescente che ha toni quasi ossessivi sulla trasparenza, l'affidabilità, l'integrità, il conoscere quanto guadagna, eh, quali sono i suoi rapporti familiari. Cioè c'è una focalizzazione spasmodica eh, sulla, eh, sulla personalità investita di, appunto di, di questa, del consenso in sostanza. Eh, del consenso. Mm. che poi appunto ricerche su queste cose ci dicono che quest, il capo, il capo del governo, eh, il soggetto massimo che ormai nelle democrazie eh, reali ha diciamo, il compito di decidere, di fare, ha la possibilità di fare e decidere, può fare e decidere molto poco. Perché si calcola, almeno so, si è calcolato un eminente studioso <coughs> italiano, Alessandro Pizzorno, che sul bilancio dello Stato, in tutti i paesi democratici in media, la media si equivale più o meno dappertutto, sì e no un decimo della spesa è libera, cioè può essere destinata a scopi decisi di volta in volta dal governo. I nove decimi della spesa del bilancio dello Stato sono fissati... Eh, preliminarmente, da leggi che impegnano quelle poste di bilancio che non possono essere assolutamente cambiate. Quindi, in realtà, diciamo così, il gioco arbitrario, a meno che non imponga nuove tasse, naturalmente, con il provento di nuove tasse, poi insomma, faccia delle nuove spese. Ma esclusa questa eventualità, poi il gioco, l'ambito. Eh, è molto limitato l'ambito di scelte e decisioni. In realtà ciò che viene assicurato è la rendita di potere. Il governo. Avere il governo significa poi avere una rendita di potere per il proprio partito, per nominare i propri uomini di fiducia nei vari enti, istituzioni collaterali, anche per ottenere appunto più o meno lecitamente delle, delle utilità delle utilità. Fin qui ho parlato delle, diciamo così, di come la realtà contraddice molti degli aspetti di questo binomio decisivo sovranità popolare e politica eh, nelle democrazie. Contraddizioni non minori però investono eh, la, quella caratteristica che ho chiamato lo Stato di diritto, diciamo così. Eh. Eh, lo Stato di diritto. Lo Stato di diritto c'è cioè una bellissima definizione. Lo Stato di diritto, forse la più bella, la più incisiva che ci sia, eh, risale ad una comma della Costituzione del Massachusetts del 1780, in cui appunto nella premessa si dice che lo scopo della Costituzione è stabilire un governo delle leggi e non degli uomini. È una bellissima frase. Il governo delle leggi, non degli uomini. Naturalmente, sulla possibilità di questa sostituzione ci sono molti dubbi. Insomma, preliminarmente ci possono essere molti dubbi. È possibile sostituire il governo delle leggi al governo degli uomini? è molto difficile, non fosse altro perché poi le leggi le fanno gli uomini, alla fine le leggi le applicano gli uomini. Eh. Ma questo però eh, indica diciamo così, una meta ideale naturalmente e indica un, diciamo, un, un grande tema, un grande filone della vita delle democrazie ed è la diciamo così, eh, tensione permanente che nelle democrazie esiste tra la volontà del popolo, cioè la politica, Volontà del popolo è la volontà della legge. Eh? È la legge. È la costituzione, eh? detta in termini a noi più accessibili, tra la politica e la magistratura. È una tensione, diciamo così, che è nelle cose, che, che, che fa parte, diciamo così, in qualche modo, dello statuto fondativo della, della democrazia. Eh? L'articolo primo della Costituzione italiana dice. La sovranità appartiene al popolo, quindi il popolo ha la sovranità, cioè il popolo decide, cioè la politica decide. No? La sovranità appartiene al popolo significa questo: la politica decide tutto, però poi aggiunge subito che la esercita questa sovranità nelle forme e nei limiti della Costituzione. Eh, nelle forme e nei limiti della Costituzione, quindi diciamo così, vengono. Alla base fondativa della democrazia ci sta questa, questa duplicità di principi di legittimazione. La volontà del popolo e la Costituzione, la politica, la concretezza della politica e la strattezza della norma. Che naturalmente allude ad una duplicità poi di attori, alla, diciamo così, al potere, eh, al governo dei politici e al governo dei, dei magistrati. Guardate, non è una novità, diciamo così, non sono problemi che per primi diciamo sopportiamo noi italiani. Eh. Eh, Roosevelt considerato universalmente il padre della democrazia, vide una serie di riforme fondamentali che oggi vengono considerate come un patrimonio fondamentale della cultura democratica, una serie di riforme che aveva proposto e che ave, eh, erano state approvate dal Congresso, bocciate dalla Corte Costituzionale perché ritenute eh, costituzionalmente illegittime. Roosevelt non è che accettò la decisione dei magistrati. Scatenò contro i magistrati una furibonda campagna di stampa. Berlusconi, un povero dilettante a confronto di quello che fece nel 1936 Roosevelt, per delegittimare la Corte Costituzionale, dicendo per l'appunto che non erano stati eletti da nessuno, mentre invece lui era stato eletto dalla maggioranza. L'argomento è sempre quello: ovviamente non può che essere quello, c'è poco da inventare. No? Che lui era stato eletto dalla maggioranza. Eh, questa campagna produsse. I giudici della Corte Costituzionale americana, come si vede, sono a vita, due vecchi giudici non resistettero dopo mesi e mesi di campagne di stampa, dei toni molto violenti, la vita politica americana allora come anche oggi aveva toni molto violenti, si dimisero, Roosevelt poté nominare in loro vece altri due giudici a lui favorevoli e quindi appunto le leggi che la Corte aveva bocciato poi alla fine passarono. Passarono. E, diciamo così, questa tensione è una tensione diciamo, tra appunto, volontà del popolo e volontà della legge è una diciamo così, costitutiva, dicevo, della, della democrazia, e, certo, diciamo così, soprattutto in certi momenti di crisi, però, come noi sappiamo molto bene, tutto questo, questa tensione tende a sbilanciarsi e a prefigurare, come diciamo così, spesso, sempre più spesso accade per una ragione che dirò tra un attimo: prefigurare poi un ruolo tutorio in qualche modo da parte dei magistrati nei confronti dell'ordine dell politico, della, dei, dei politici. Questo accade poi tanto più quando poi ci sono addirittura, come accade oggi, delle corti internazionali che hanno giurisdizione sugli affari interni, per cui, appunto, ancora oltre alle corti nazionali, in più i politici se la devono vedere anche con le corti internazionali, a cui, peraltro, come Berlusconi, possono affidare la loro speranza invece di vedersi riconoscere il loro buon diritto. Appunto, sappiamo che Berlusconi attende da una corte, dalla Corte europea di Strasburgo, attende Lussemburgo, scusate. attende... Una possibilità di ritornare alla vita politica. Eh, il problema è naturalmente che, appunto, come diceva all'inizio, le leggi sono fatte dagli uomini. Questo è un problema eh, fondamentale. Le ultime elezioni francesi sono state influenzate in maniera determinante dall'esclusione di un candidato che tutti i sondaggi davano per vincitore, Fillon. Ehm, per per che cosa? Non per una sentenza che lo avesse giudicato appunto, colpevole di qualche reato, ma per l'apertura di un'indagine. Eh? Per l'apertura di un'indagine. Eh, bisogna spegnere i telefonini, Io qualche volta me ne dimentico di spegnere i telefonini, quindi non, non, non dico nulla, è un problema. E, e questo naturalmente è una cosa, appunto il solo potere di indagine sbilancia l'equilibrio tra magistratura e, e addirittura appunto in Francia il fatto che il tribunale finanziario, il parquet finanziario come si chiama, abbia aperto un'indagine su Fion determinandone la rovina elettorale ha fatto parlare di un colpo di stato di diritto. Eh, un colpo di stato di diritto. E tutto questo ripone il problema. Antico e mai risolto della separazione poi dei poteri, eh. eh. c'è la terza eccezione, vedo che il tempo vola, quindi insomma, mi, mi avvio, cerco di avviarmi anzi, alla conclusione, eh, che riguarda appunto la L'eguaglianza, l'attesa dell'uguaglianza, il fatto che dalla democrazia ci si attende, diciamo così, condizioni di uguaglianza, condizioni di parificazione sociale. E questo dicevo all'inizio è la grande differenza fra la democrazia e il liberalismo su cui ci sono state le massime, eh, le massime contrapposizioni, perché i liberali giustamente accusavano i democratici che in nome dell'eguaglianza erano costretti a produrre la diseguaglianza. C'è stato un famoso dibattito in Inghilterra all'inizio del Novecento quando per la prima volta un governo liberale progressista, il governo di Asquith, introdusse la tassazione progressiva, l'aliquota progressiva sulle imposte. Questo è essenziale. Avere un gettito delle imposte è decisivo per poter fare lo Stato sociale, per poter fare la spesa pubblica sociale. È necessario che lo Stato abbia delle imposte, un gettito di imposte sufficienti. Se si applica una imposta uguale per tutti, questo gettito non c'è. La flat tax significa un abbassamento pauroso delle entrate fiscali dello Stato. Soltanto un'imposta progressiva del reddito e naturalmente poi dichiarazioni fedeli dei redditi, possono consentire allo Stato di avere le risorse tali per poi fare una spesa sociale adeguata. Quando appunto i liberali di sinistra introdussero per la prima volta la tassazione progressiva, i liberali dissero ma questa è l'ineguaglianza, perché voi trattate i cittadini in modo diseguale facendo pagare a uno il 20% e a un altro il 30% in base semplicemente al loro reddito. In nome dell'eguaglianza, voi appunto trattate in modo ineguale i cittadini, cioè violate il principio fondamentale. <coughs> vinsero, come è noto, eh, vinsero i, eh, i liberali e la tassazione progressiva è diventata una bandiera della, della democrazia e è diventato, ovviamente, l'alimento essenziale per il welfare state, che è la forma in cui. Tutte le democrazie hanno cercato di, diciamo, in qualche modo, realizzare l'uguaglianza. La cosa che può interessare è che l'inventore del welfare state, Lord Beveridge, pensava quando ha diciamo, inventato il sistema sanitario nazionale in Inghilterra nel 1945, quando i laburisti vinsero le elezioni, pensava, e allora il sistema sanitario era il cuore del, del welfare. Lui è, sempre, lui è rimasto ancora oggi insieme al sistema pensionistico, pensava, povero Lord Beveridge, che eh, certo i primi anni ci sarebbe stato un costo rilevante, ma siccome su una popolazione data il tasso di morbilità è più o meno stabile, via via che il sistema sanitario curava la morbilità presente, si riduceva la morbilità e quindi le spese del welfare sarebbero via via diminuite. Mai previsione, previsione eh, diciamo così, finanziaria, non so come dire, fu più, fu più sbagliata. Eh. Non è proprio andata così: perché, perché l'eguaglianza non c'è un limite all'eguaglianza. Cioè, lo Stato, una volta che ci si mette sul piano dell'eguaglianza, le richieste sono sempre crescenti, i motivi magari anche giustificatissime le richieste, insomma non c'è limite eh, alle richieste e infatti lo Stato ha sempre più, nella democrazia ha sempre più cercato bene o male di assolvere tutte le richieste, però ovviamente con tutti gli effetti che sapete, prima fra tutto la burocratizzazione crescente, la spesa sociale significa innanzitutto istituire delle macchine che sono macchine burocratiche, burocrazia per le pensioni, burocrazia per l'assistenza sanitaria, per qualunque cosa ci sono degli uffici, delle macchine burocratiche che spesso assorbono la maggior parte, o almeno quote rilevanti della... Ma eh, la cosa fondamentale è che tutto questo meccanismo dell'uguaglianza possibile, diciamo che l'UFST è il regime dell'uguaglianza possibile delle democrazie, però funziona finché funziona l'economia. Quando l'economia non funziona più, quando si arresta lo sviluppo economico, la crescita economica, quindi diventa più difficile, più, si assottiglia anche l'introito fiscale, eh, la, la, lo stato assistenziale incomincia a rappresentare una spesa sempre più insopportabile. C'è la possibilità dell'indebitamento, però anche l'indebitamento ha un limite, bisogna pagare gli interessi sul debito e quindi diciamo così, lo stato sociale entra in una situazione di sofferenza, con un effetto gravissimo perché nelle democrazie occidentali di fatto la spesa pubblica è diventato il principale strumento del consenso. Un governo ha possibilità, speranze di vincere le elezioni se aumenta le pensioni, abolisce il ticket, eh, se in mille modi dà un bonus di 80 euro, se in mille modi dà dei soldi o dei servizi all'elettorato. Eh. Più gliene dà e più è sicuro che avrà il suo voto. Il consenso delle democrazie è mai data da molto tempo, dipende vitalmente eh, da questo, cioè dipende dall'economia. Il consenso eh, democratico è un consenso della spesa, che è una cosa che diciamo così, che è una specie di cappio, capite? Un cappio legato intorno al collo della democrazia, eh, del funzionamento della democrazia, delle classi politiche <ride> democratiche. Eh. È anche il responsabile della progressiva inarrestabile economicizzazione del discorso politico. Sempre più il discorso politico è un discorso che riguarda soltanto temi, problemi, quantità economiche, e sempre meno invece riguarda la prospettiva dei valori personali e collettivi, la qualità della vita della collettività. Eh, la qualità della convivenza, sempre meno il discorso politico riesce a spingere lo sguardo nel futuro. Eh. C'è un assottigliamento ideale e anche vorrei dire, insomma, se la parola non desta eh, troppo perplessità, anche un assottigliamento spirituale del discorso politico nelle democrazie eh, eh, che credo rappresentano un fortissimo campanello d'allarme, segnale di pericolo eh, per il futuro sempre delle, delle, delle democrazie. Eh. Eh, certo, c'è un diciamo, sì, nesso vitale evidentissimo, è necessario, è indubitabile tra la politica e l'economia, ma è una politica che sempre più dipende dall'economia è una politica... In qualche modo, sempre più destinati, io credo, a staccarsi, non so se dal, diciamo dall'animo degli elettori, del, del, delle persone, ma senz'altro diciamo dal, dal loro futuro. Eh. I diritti eh, non sono sufficienti: i diritti personali di cui ho parlato prima, non sono sufficienti, non esauriscono i bisogni umani. Eh. ehm la democrazia dovrebbe eh, anche suggerire una determinazione dei contenuti vitali di una, di una collettività, eh. non soltanto assicurare pensioni e assistenza sanitaria. I diritti non possono, che pure sono diciamo, una cosa sacrosanta, però non possono occupare e saturare tutto lo spazio sociale delle persone, eh, degli individui. Almeno degli individui come a me piace immaginarli, insomma, rimane qualcosa di, di fuori di questo, insomma, di qualcosa di impalpabile che poi rappresenta appunto eh, la sostanza più vera, più intima del legame sociale. Eh. Eh, I diritti non possono da soli determinare il senso della vita comune, il senso della vita della polis. E. Eh. Mm. C'è una questione, appunto, la questione che ha sempre interessato il pensiero politico. E anche la vita politica, il nostro modo di rapportarci diciamo così, con la politica, con lo Stato, e cioè la questione del fondamento ultimo. Eh. Perché stiamo insieme? Che cosa, cosa vogliamo da questo stare insieme? Insomma, che cosa ci proponiamo? Cosa pensiamo del futuro? Che non sarà soltanto il futuro nostro, ma il futuro di ciò che ci è caro, che possono essere i nostri figli, i nostri paesi, il nostro paesaggio, la nostra cultura, eh, eccetera. Eh. Tutto ciò insomma, diciamo così, è oggi oscurato pesantemente da un'attenzione e un'enfasi su appunto, aspetti come questi ho detto dell'economia che invece si contrappongono, sono un'altra cosa. E la democrazia, concludo, la democrazia si salverà, avrà un futuro soltanto se saprà in qualche modo. Prestare attenzione alle cose che dicevo, ehm, liberandosi dal cappio al collo della, diciamo così, del, del legame con l'economia, che pure naturalmente è un legame essenziale, decisivo. Eh, eh, paradossalmente mi verrebbe da dire: la democrazia si salverà soltanto se sarà capace di non essere democratica, eh, di non essere democratica fino in fondo. Eh. Eh, questa è la mia idea, vi ringrazio.